Ciao, sono Luca Riccardi, General Manager di Tecnomed Italia, e in questo video ti voglio parlare degli ablatori marchio Woodpecker. Quante volte hai visto su eBay gli ablatori Woodpecker con un prezzo veramente competitivo? Ti sei mai chiesto perché il prezzo è così basso? Sicuramente anche a me verrebbe da pensare, Tecnomed è troppo cara. Ma con questo video voglio farti aprire gli occhi e soprattutto spiegarti i trucchi dei venditori esteri e i rischi degli acquirenti italiani, cioè che cosa si rischia ad acquistare un prodotto Woodpecker su eBay o comunque all'estero. Alla fine del video ti prometto che imparerai ad acquistare in maniera sicura. Prima di tutto ci tengo a dire che Tecnomed Italia è un rivenditore autorizzato alla vendita dei prodotti marchiati Woodpecker DTE per l'Italia. Detto questo, andiamo a vedere le dinamiche di vendita dei prodotti Woodpecker. Nel primo caso vediamo chi sono i venditori Woodpecker Extra CE. Gli inserzionisti eBay Extra CE, quindi che sono fuori dalla comunità europea e che propongono Woodpecker, sono delle aziende cinesi trader. Cosa significa? Sono delle aziende puramente commerciali che acquistano gli articoli dal produttore per poi offrirlo al mercato locale, quindi in Cina. Ma purtroppo queste aziende si inseriscono sul circuito commerciale internazionale, quindi vedi eBay, e propongono i prodotti fuori dalla Repubblica Popolare Cinese. Come puoi vedere, c'è uno schema dove dalla fabbrica viene venduto il prodotto alla trader cinese e la trader cinese vende direttamente al cliente finale in Italia. Il secondo caso è simile, ci sono alcune aziende cinesi che non sono abilitate al commercio, quindi non possono esportare, quindi che cosa fanno? Aprono un'azienda fittizia in America e il prodotto transita dalla Cina all'America e dall'America all'Europa. In questo modo aggirano l'ostacolo burocratico che è imposto dal governo cinese, cioè che loro non possono esportare, quindi vendere all'estero. Nel terzo caso invece vediamo i venditori in comunità europea. Gli inserzionisti eBay, che sono nella comunità europea, sono delle aziende autorizzate che importano dalla fabbrica Woodpecker in Cina e vendono sia nel proprio paese, ma ahimè anche in altri paesi della comunità europea. Nel quarto caso invece andiamo a vedere chi sono i venditori Woodpecker non autorizzati in Italia. Come fanno a vendere prodotti Woodpecker se comunque non sono autorizzati? Molto semplice, se andiamo a vedere lo schema, vediamo che gli inserzionisti eBay italiani o gli importatori improvvisati acquistano non dal produttore, ma da un'azienda trader cinese il prodotto Woodpecker, che poi rivendono nel mercato italiano al cliente finale. Ora vi voglio spiegare quali sono i trucchi che gli inserzionisti fanno sugli annunci eBay e in particolare sui prodotti Woodpecker. Il primo che vediamo, per esempio, è rapportato al nostro SCR 602, lo vediamo qui nella schermata, 98 dollari. Quindi la prima impressione che uno ha, e capisco anche, è ma com'è possibile? Tecnomed lo vende a 399 euro e su eBay è a 98 dollari. Andiamo ad analizzare l'annuncio, quindi io clicco sull'annuncio. Come vedete, io devo selezionare il modello. Allora, se io vado a selezionare il modello, vedrò che l'UDSE costa 449 dollari. Ma quindi a che cosa era riferito il prezzo di 98? Il prezzo di 98 dollari era riferito al manipolo. Questo è uno dei tanti stratagemmi che può indurre l'errore l'utente. Andiamo a vedere adesso un altro esempio. Qui vediamo portatile Dental Ultrasonic Piezoscaler Handpiece EMS Woodpecker 179 dollari più 20 dollari di spedizione, quindi 199 dollari. Come potete vedere, l'immagine dell'ablatore sembrerebbe un Woodpecker, tanto è vero che c'è anche scritto Woodpecker. Però che cosa ha fatto l'inserzionista? Uno, ha messo EMS Woodpecker per indicare che è compatibile sia con EMS che con Woodpecker. Due, l'ablatore in questione è una copia Woodpecker.
Tanto è vero che il codice del rotore è SK-E1, quindi Woodpecker non ha un modello che si chiama SK-E1. Per cui diciamo che l'inserzionista è stato furbo, perché comunque tra la somiglianza del prodotto e la dicitura Woodpecker sembrerebbe che lui stia vendendo un Woodpecker UDS-E a 179 dollari, più una spedizione 199 dollari. Purtroppo questo non è un prodotto Woodpecker. Vediamo quest'altra inserzione, per esempio, dove il manipolo compatibile EMS Woodpecker è a 25 dollari. Anche qui l'annuncio è fuorviante, perché l'inserzionista dice che è compatibile sia con EMS che Woodpecker, ma il manipolo non è Woodpecker. Come potete vedere, è un altro marchio. Se un ablatore costa 25 dollari, non è detto che abbia le stesse caratteristiche, la stessa qualità di un Woodpecker che costa molto di più. Vediamo anche questo annuncio, 30 dollari, Woodpecker Dental Ultrasonic Scaler, quindi sembrerebbe un Woodpecker originale, però qui abbiamo la dicitura Brand New, quindi un nuovo brand dalla Cina. Andiamo ad analizzare. Ok, questo è originale. In questo caso sarebbe molto conveniente comprarlo. Non è un caso che ho utilizzato la parola sarebbe conveniente, perché noi abbiamo fatto molte prove dell'ove e quando c'erano dei prodotti con un prezzo così basso, al momento dell'ordine, l'inserzionista ci offriva l'alternativa, che non era ovviamente la marca Woodpecker. Quindi questa qui è un'altra strategia che utilizzano gli inserzionisti di eBay. Vi dico questo anche perché se noi andiamo a vedere lo stesso prodotto in un'altra e-commerce a livello internazionale, vedremo che il manipolo costa 105,98. Questo perché? Perché Amazon ha una politica diversa da eBay. Se si fa un'inserzione su Amazon, la prima cosa che bisogna rispettare è la disponibilità, la seconda cosa che bisogna rispettare è la corrispondenza con l'articolo promosso. E soprattutto Amazon non ti dà la possibilità di proporre un prodotto alternativo a quello che hai pubblicizzato. Appurato quindi che non tutto è oro quel che luccica, analizziamo che cosa rischi acquistando da venditori esteri o da venditori italiani che non sono autorizzati nei quattro casi che abbiamo visto in precedenza. Per prima cosa vediamo cosa rischi sul prodotto. Sul prodotto rischi che non siano presenti le istruzioni o, se presenti, che non siano in italiano. Il prodotto, essendo per un mercato cinese, potrebbe essere di seconda scelta. Il prodotto alternativo che ti viene proposto, come dicevamo prima, ad un prezzo minore è sicuramente di scarsa qualità o di qualità non uguale al prodotto pubblicizzato. Addirittura potrebbe succedere che il prodotto sia contraffatto. Sono già capitati dei casi analoghi. E ultimo, devi sapere che le riparazioni in garanzia sono da escludere, in quanto la procedura di reso in Cina è impossibile. Quindi rendere l'apparecchiatura per la riparazione in garanzia o renderla per averne una nuova è una cosa molto difficile. Adesso analizziamo invece che cosa rischi legalmente. Quando il tuo ordine entra in Italia, potrebbe subire un controllo doganale e la merce sicuramente si fermerà in dogana, perché il doganiere in fase di ispezione ha bisogno del nome del mandatario, e tu ma non lo sai, e delle certificazioni, forse te le hanno mandate, ma anche del libretto in italiano. E al 100% ti posso assicurare che il libretto in italiano non ci sarà. Per evitare il processo di sdoganamento, molti venditori extra CE spediscono la merce con una fattura, un invoice, recante la dicitura For Simple. In questo caso vedrete che la fattura, anche se voi avete pagato, facciamo un esempio, 200 dollari, 200 euro, la fattura vi arriverà per 50 euro, perché il valore For Simple non deve essere superiore a 50 euro. Questo è evasione di IVA, perché voi dovreste pagare 42 euro circa di IVA, invece in questo caso ne pagate solo 10. Terzo punto, gli articoli non sono registrati al Ministero della Salute, quindi non hanno un numero DM, cioè un numero dispositivo medico.
Per questo motivo non si è in regola con la direttiva 9342, quindi la certificazione non è valida. Analizziamo invece adesso i rischi un po' più gravi, cioè quelli penali ed economici. La prima è che in base all'articolo 23,7 della direttiva CE 9342, chiunque metta in commercio, venda o metta in servizio, quindi metta in servizio vuol dire utilizzi dispositivi medici privi della marchiatura CE, o della conformità è soggetto alle sanzioni amministrative da 21.400 euro fino a 128.400 euro. Il secondo è che in base al decreto legislativo del 9 aprile 2008, numero 81, il responsabile della sicurezza nello studio, quindi è riferito anche alle attrezzature, sei tu. Quindi devi stare attento perché l'articolo 18,1 dice che in relazione alla gravità del fatto, se succede qualcosa, un incidente, sei punibile con l'arresto da 2 a 4 mesi o con un'ammenda da 1.500 a 6.000 euro. Quindi attenzione, perché ritenere scontato che il dispositivo medico impiegato nell'ambito e nell'uso previsto sia sempre sicuro è un grave errore. La domanda nasce spontanea, quindi cosa devo fare? Cosa devo fare per essere in regola? Devi sapere il numero del dispositivo medico. Quindi quando tu acquisti un prodotto in classe 2A, la prima cosa da fare è acquistarlo nel tuo paese e successivamente devi chiedere al venditore il numero del dispositivo medico. Una volta entrato in possesso del numero del dispositivo medico, devi entrare nel sito del Ministero della Salute e digitare questo numero in un'apposita maschera. Vedrai che ti apparirà una schermata dove ci sarà riportato che cosa? Il nome del fabbricante e il nome del mandatario europeo. Se questo accade, il prodotto è in regola, altrimenti non è in regola con la direttiva CE 9342. Ma siamo arrivati alla conclusione. Io voglio farti una domanda ed è questa: vale la pena affrontare questi rischi a fronte di un risparmio di pochi euro? Adesso quindi che sai tutto quello che devi sapere per acquistare in sicurezza, sei libero di scegliere. Siamo arrivati al termine e ti ricordo che se vuoi informazioni commerciali sui nostri prodotti puoi contattare il tuo area manager di zona e di seguito vedi tutti i contatti in base alla zona di appartenenza. Io ti ringrazio per l'attenzione e ci vediamo se vuoi nel prossimo video. Un saluto da Luca Riccardi, General Manager di Tecnomed Italia. Ciao!